Salve ragazzi, benvenuti su Kingslave Corporation e oggi siamo qui su God of War. Continuiamo. L'ultima volta ci siamo lasciati. No, che ve lo dico a fare? Andate a vedere l'episodio direttamente su YouTube. Oppure ancora su Twitch, se volete. O su Twitch o su YouTube, dipende da voi. Tanto quello che faccio su Twitch ricarico su YouTube. Ah, intanto, quasi per ricordarvi, iscrivetevi al canale su Twitch, su YouTube e seguitemi su Instagram come Kingsley Corporation. Ora ragazzi, in questa live, in questo episodio, andremo a Muspelheim. Non continueremo la campagna, andremo a Muspelheim per trovare, anzi per provare a cercare di distruggere una Valchiria. Siamo ben potenziati. Abbastanza, non direi Risolvo tanto. io. Abbiamo tutta l'armatura del viandante e niente. Oh, ma salve! Già? Vabbè, sicuramente avrà attivato le notifiche. Non si sa. Boh, non lo so. Vabbè, non possiamo potenziarle però perché ci manca troppa roba del viandante e non potremo farlo. Non si può comprare, non si possono comprare i soldi, niente. Incantesimi. Allora, questo ci servirà perché potenzieremo il guanto di Thanos per definire, no? Attacchi runici. Ah, qui questo bisogna averlo per i danni. Questo lo vorrei avere. Come vi pare. Allora, partiamo e andiamo a mascherare. Ragazzi, grazie che state supportando non più che altro su Twitch ma per YouTube che vedo abbastanza visualizzazioni. Grazie, devo solo dire grazie. Grazie mille. Ok, andiamo a Muspelheim. Bellissimi, ammalianti spiriti dei boschi. Allora perché chiami Brock e Sindri fratelli Ulda? Oh, beh, questa storia è del tutto inappropriata per orecchie giovani e innocenti come le tue. Come vuoi. Io voglio sapere. Brock e Sindri sono nani, ma per qualche motivo la gente li chiama i fratelli Ulda. Come le bellissime creature della foresta. Non voglio spiegarmi il perché. L'avrà scopato, che cazzo ne so? No, anzi, no, anzi, pensiamo male. Allora, quanta. Ah, adesso siamo a Muspelheim, ok. Io ho abbastanza potenziamenti, ok? Atreus sta abbastanza bene. Io sto messo alla grande, anche se Atreus è qui con il suo costume. Allora, qui mi serve una cosa. Tipo questo. Però abbiamo potenziato le altre. Cazzarola. No, perché vorrei qualche cosa per. No, vabbè, restiamo così, dai. Abbiamo potenziato. Se non avete visto la scorsa live, andatela a vedere perché. Io lo so il segreto, ormai ci ho giocato più di più volte questo gioco. Ormai lo farò. È una cosa assurda, sto gioco. Una cosa assurda. Piace il caldo, Brock? Nel mio campo il calore è dannatamente utile. Rende più duttile perfino lo spazio. Prendete quelle porte magiche che vi piacciono tanto. Qui sono tutte collegate. Il vecchio Brock non deve alzare un dito. Andate pure a vedere, girare per Muspello e passeggiare, sempre che non vi arrostiate, certo. Ok, abbiamo Cos'altro preso per te? Che cosa vuoi? l'armatura per Atreus, così almeno ci Non aiuta di più. ricordo, c'era altro? Andiamo avanti.
Wow, fa caldo qui. Ma questa è neve. Cenere. Questa viene solo da incendi enormi. Tutto il regno è una fiamma. La fonte del fuoco stesso, del sole e delle stelle, se credi alle leggende. Dovremmo crederci. Cioè, noi siamo qui, ma non andiamo a fuoco. Non ancora. Beh, si sarà raffreddato dall'alba della creazione, giusto? Neanche il Niflheim è del tutto ghiacciato di questi tempi. È nella natura delle cose. Gli estremi vengono mitigati dal tempo. Il fuoco si intiepidisce, gli uomini invecchiano, le teste vengono tagliate e appese alle cinture. Così è la vita. Ok, Mimir. Interessante. Ok. Apriamo qui. Un altro qui. Questo si chiama Surtur, un gigante di fuoco. Sì, il primo di tutti. Crea una spada infuocata. Un'arma leggendaria. Combatte contro Thor e Odin, ma è il passato o il futuro? È una questione di prospettiva. Ok, signori, facciamo le sfide. Ascolta, sento una voce. Un elfo? Non penso. Viene da lassù. Scala e vulcano. Certo, non scala. La voce è dietro l'arma. Parlo. Siamo pronti ad allenarci. La porta è chiusa. Ragazzo, preparati. Bene. Nemeden. Questo mi serve. Ok. Tesoro! Non sarebbe bello trovare dell'incenso ogni tanto? L'odore di zolfo stanca in fretta. Siamo pronti per un'altra. Dici che c'è un'altra ancora più difficile. Stai. I nemici in rapida successione.
Va bene. Un'altra porta aperta. Andiamo avanti. Sto andando, dove sto andando? Allora. Quindi, siamo soli qui, vero? Solo un gigante di fuoco può vivere qui, ma secondo la profezia torneranno solo nel Ragnarok. Potenziare un po' Atreus. Arriva. Ci sono.
Oh!
Oddio, raga. Che strano nome è la Valkyria. Inizia. Ci siamo. Bene, mo sono una merda allora. No ragazzi, scusate, a me mi ha rotto il cazzo questo. Ma perché spammi? No, no, non ti voglio. Allora, visualizza commenti per sempre, ma vorrei fare endeavor. Guarda te, oh, fa schifo questo. Allora, aspetta un attimo che qua la situazione si sta a fa... Allora ragazzi, un'idea. Prendo il tocco di Ella, quella fornita del... Ancora!
disponibili. Pulperlo! Ecco il passaggio. Respiro solo cieli. Immagina respirarla dal fondo della gola. Non ce la faccio. Oh, wow. È una cascata di lava, non una colata. Ah, allora siamo tranquilli. Oddio, raga. Un'altra spada. Chissà quante ce ne sono. Oh, la voce dice che sono sei. Pronto? Pronto. Ragazzi, ok, a posto. Oh!
fra. Merda, fra. Padre, occhio! Arrivo ragazzi un attimo, eh. Ok ragazzi, eccomi qua. Allora, proteggiti di progetti. Non è urta! Oh!
E se metto... un'altra spada? Chissà quanto... Un'idea. Però se metto... massimo ne metto due, vai. No, ma senti, no. Magari questo. Questo, sì. E ce ne sono. Oh, sono sei. La voce dice che sono sei. Pronto? Pronto. Fusca e patatina! Attenzione!
da sinistra, arriva! Ragazzi, fermi. Ci vediamo tra pochissimo, proprio tra poco, con un'altra live. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, di seguirmi su Twitch e seguirmi su YouTube. Adesso continuiamo, non vi preoccupate. Arrivo subito, eh.